Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordetti. Oggi alla Casa Circondariale San Vittore in Milano per l'evento Liberi di vedere dal buio alla luce. Incontriamo il professor Demetrio Spinelli, presidente dell'associazione Vision Onlus. Questa mattinata. Sì, prevenzione della vista, soprattutto prevenzione delle patologie che portano a cecità, che portano a disabilità, quali il cheratocono nei giovani, il glaucoma nei medi giovani e la maculopatia nelle persone un pochino più age, oltre alla prevenzione della retinopatia diabetica e del diabete, che è una patologia molto importante che sta aumentando in modo molto esponenziale nel mondo. La vostra struttura Vision non solo in Italia ma anche nel mondo. E certo, noi in questo momento abbiamo un ospedale nel nord di Madagascar dove operiamo circa 500 interventi all'anno, facciamo circa 3.000 visite, prescriviamo circa 3.000 occhiali. Sempre un passo avanti, ma come mai l'idea del carcere? Beh, l'idea del carcere non è stata onestamente nostra, è stata di un Rotary milanese, il quale però è da anni che lavora nei carceri e che negli anni passati ha fatto anche dei servizi di tipo canterini, diciamo così. Vederci bene per vivere meglio, un portale dove capire tutto il vostro mondo? Certo, www.visionpiuonlus.it. Salutiamo Demetrio Spinelli, a voi la linea.